Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, in tantissimi mi avete chiesto novità sulla vasca e siccome da tanto che non ho più detto niente di particolare, ho deciso di farvi un piccolo video per aggiornarvi sulla situazione. Ci sono stati un po' di problemini con la messa in game e quindi questo è il motivo per cui è stata un attimo ritardata la pubblicazione. Comunque, manca ancora un pochino, dopo vi spiego, comunque ve la faccio vedere subito. Eccola qui. È cambiata quasi totalmente perché praticamente quando ho fatto quella interrata, una volta che andava, diciamo, dentro terra si vedevano si vedeva la terra anche all'interno della vasca. Facendo così ho creato la rampa in modo che si salga e si vada a riempire diciamo sopra, e così ho evitato, diciamo, quel problemino lì fastidioso del terreno in mezzo alla vasca. Così è molto molto più fattibile ed è anche reale, perché ne ho viste parecchie di vasche esterne così. Di solito hanno la rampa in erba, in terra, ma c'è anche in cemento, comunque sassi, come ho fatto io. Quindi non pensiate che sia una cosa inventata, ma esistono veramente. Allora, vi faccio anche vedere come dovrebbe funzionare. Ho fatto la rampa ed ho aggiunto anche il cartellino lì, proprietà privata, così per abbellirlo un pochino, anche con il senso di marcia che si deve tenere per poterci salire. Ok, saliamo. Qui è tutta una collision, quindi tranquilli che non avrete problemi a salire. Dopodiché questo cancellino qui sarà quello che dovrà essere animato. Ok, un attimo che mi metto un po' meglio. Ecco, vi ho messo anche le strisce per non sbagliare, cioè più di così. Quel cancellino, vabbè, 1, 2, 3, 1, 2, 3, questo qua centrale, il quarto, partendo da destra o da sinistra, indifferente, sarà quello che verrà animato non appena riusciremo a fare il tutto. Infatti, vedete, ora non c'è collision e si può inserire comunque il braccio, ma è giusto perché dobbiamo ancora sistemare la cosa. Mentre se proviamo negli altri cancellini, proviamo per esempio in questo. No, non so perché funziona. Ah, ok, ho capito perché. Perché è il braccio della botte che non fa collision. Non ha collision. Infatti, vedete, se io provo a passare qui non ce la faccio. Mentre se provo a passare, dov'è? Qui dovrebbe essere questo. Riesco a passare, ecco, vedete. Tutti sono chiusi, tra virgolette, tranne questo qua che dovrà essere poi animato, che è questo qui. Ok, dovrà fare un'animazione che si alza, si sposta e si mette in parte di qui o di lì. Ora vedremo quando e se riusciremo a fare questa cosa. Poi inoltre manca ancora anche da animare il plane. Spero tanto di poter riuscire a collegarlo al livello di quello delle vacche, in modo che quando si riempie quello delle vacche si riempie anche questo in contemporanea. Giusto per fare una cosa carina. Dopo vedete anche le texture che vanno e vengono a volte. Vediamo se fammi entrare, dov'è il cancellino? Quello qui, a volte vanno, ecco, vedete, vanno e vengono, non so come mai devo sistemare anche questo, probabilmente è colpa del formato in cui lo salvate. Ecco, vedete, anche queste qui dovranno essere sistemate un attimino, e comunque ve l'ho fatta vedere come è stato sistemato tutto quanto. È un oggetto posizionabile, infatti prima per sbaglio, eccola là, sono andato a metterla là l'altra, e comunque diciamo che si può posizionare, ma deve ancora essere finita. Quindi tenete pazienza ancora un pochino e poi vedrete che sarà pubblica. E comunque scusate per il ritardo, ma appunto sto cercando di fare il mio meglio possibile. Dopo chiederò aiuto a qualche amico. Già Marco Fiat mi sta dando una mano, e comunque portate un po' di pazienza. Qui ho messo appunto il cartello diciamo di divieto di passaggio, quindi si deve salire da di là, anche perché se saliste di qui vi resta il tubo di qua, quindi non potreste caricare nulla e nient'altro. Spero che anche se un breve video vi sia, diciamo, piaciuto, un piccolo aggiornamento. Lasciate un bel like per farmi capire che il video, cioè, volete darmi una mano di incoraggiamento, per così dire. Quindi lasciate un bel like, intanto magari inizierò con un nuovo progettino che ho già iniziato, ve lo mostrerò in nuovi episodi di MyMod, ditemi se lo volete nei commenti. E per oggi è tutto ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo video, ciao ciao!